Al 31 dicembre 2023 l'agricoltura pugliese conferma una particolare rischiosità in termini di infortuni sul lavoro. A fronte di una riduzione delle denunce si registra infatti un aumento degli infortuni nella pratica di coltivazione. Si riducono quelli legati alla trasformazione dei prodotti. Cresce di una unità il numero di infortuni mortali da 15 a 16. I dati emergono dall'incontro sul tema a cura di CIA Puglia e d'INAIL con l'avvio del progetto Sicura, proposta progettuale che punta ad una riduzione dei rischi. Appuntamento a Bari. Questo a dimostrazione di come sia importante investire in sicurezza e in prevenzione. Per quanto l'agricoltura sia un settore sotto stress, non bisogna perdere di vista il valore di una vita umana. Segnalo come tra le cause più ricorrenti di infortuni mortali in agricoltura vi è il ribaltamento da trattori o mezzi agricoli. Su questo è necessario intervenire e l'INAIL, anche con i finanziamenti ISI, contribuisce al miglioramento dei macchinari agricoli. C'è una importante attenzione da parte degli imprenditori agricoli a rispettare le norme, a fare i corsi di formazione non solo per loro ma anche per i propri collaboratori. C'è un dato importante che comunque il costo del lavoro incide tantissimo sui costi aziendali. Abbiamo un costo del lavoro tra i più alti in Europa e questo ovviamente è una criticità per le aziende agricole che comunque sono soggette anche a una serie di adempimenti costosi per poter adempiere le norme su sicurezza e lavoro.